mettiamo in chiaro subito che questi strumenti non sono la bacchetta magica. E nessuno strumento, e neanche nessun terapeuta e nessun medico, cioè la bacchetta magica al limite è interna a ogni persona, cioè c'è un potenziale di autoguarigione che ognuno di noi ha e che in realtà viene messo in campo ogni giorno dal nostro corpo, perché ogni giorno il nostro corpo entra in contatto con agenti tossici, insulti esterni o interni, alterazioni del suo equilibrio e ogni giorno le riserve omeostatiche del corpo riequilibrano. Ovviamente c'è un margine, cioè c'è un margine di compenso che il nostro corpo ha, che l'intelligenza proprio psico-neuro-endocrino-immunologica ha e riesce a compensare e a riportare all'omeostasi e a riportare all'equilibrio. Superata una certa soglia, lo squilibrio a quel punto si manifesta. Quindi il potenziale di autoguarigione è insito nel nostro stesso funzionamento, se no noi non potremmo vivere esposti continuamente a stressor di tutti i tipi. È il principio della vita, stimolo-reazione. Quindi noi abbiamo un potenziale di autoguarigione che è in atto ogni momento, ogni giorno della nostra vita. Solo che bisogna vedere quali sono i margini entro i quali ci muoviamo. Allora, uno strumento di questo tipo diventa uno strumento molto molto utile da integrare a che cosa? A stile di vita, a interventi sul sé, lavoro interiore, lavoro relazionale, e a quel punto lo strumento aiuta perché attraverso un principio energetico che spiegheremo riequilibra, quindi ti dà un ulteriore mezzo per riequilibrare lo stato psicofisico. Oggi è proprio una giornata in cui anche lavorare energeticamente dentro di voi rispetto allo strumento. Poi ai medici, perché sono medico anch'io e quindi lo so, come vi sentite nel proporre, per esempio, questo tipo di terapia ai pazienti rispetto alle posizioni della medicina più convenzionale? Perché anche questo è un tema, se voi avete delle resistenze o avete paura, considerate che questo agirà sul campo. Io qua ho qualcuno appunto che è anche paziente, non sentitevi cavie, sono un po' cavia anch'io, nel senso che anch'io mi metto a dire ok, vediamo. Nel rispetto comunque di quello che è il primum non nocere, nel senso che l'HPTOM ha più di 20 anni di applicazione in tanti paesi, addirittura anche studi che sono stati fatti negli ospedali, quindi niente che sia, come dire, kamikaze allo sbaraglio. Parleremo, no, della modalità BRR e sappiamo che funziona e sappiamo come può funzionare, ma ci sono almeno due diverse ipotesi, quindi siamo veramente in un campo che però dal mio punto di vista è affascinante proprio per questa ragione, nella quale però è importante che voi non pensiate al miracolo e non pensiate di avere in mano una cosa che è definita già così, perché voi avete in mano qualcosa che potete utilizzare e che oltretutto voi stessi potete contribuire a rendere utilizzabile. Questo è molto importante, cioè siamo tutti ricercatori. Esiste un effetto biologico prodotto dal pensiero, dalle vibrazioni e dalle frequenze. Questo è il dato. Come si fa? Dipende dalla persona, dipende dal contesto, dipende dalla situazione, dipende dal terapeuta, perché non è che questa è la panacea. È molto importante, che voi comprendiate bene questo. Non è che perché lui ha visualizzato le cellule sane, allora visualizziamo tutte le cellule sane e funzionerà. Non è così. Ci dice che abbiamo possibilità di influenzare la materia attraverso l'energia. Questo è il senso. Come? Dobbiamo scoprirlo e siamo tutti chiamati a farlo.